Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Mi sentite? Mi vedete? Ve lo scrivo. Mi vedete? Mi sentite? Potete darmi un feedback? Tanto per avere un'idea se va tutto bene. Ciao Gemma, intanto ci salutiamo. In, in, utilizziamo questi 3-4 minuti prima di iniziare il video, magari per salutarci. Penso che tra alcune di voi ci siano persone che mi hanno già visto altre volte. Tutto bene, perfetto. Allora vuol dire che funziona tutto e questa è un'ottima cosa. Sono felice di ritrovarmi ancora qui con voi e spero che passeremo una bella serata. Perfetto, mi sentite bene. Benone. Allora stasera parleremo dei dieci passi del cambiamento evolutivo. Tra qualche minuto iniziamo. Sono arrivato un po' prima, naturalmente, per quale motivo? Per vedere se è tutto a posto e magari per salutare qualcuno di voi o qualcuna di voi, sia nuovi arrivati, sia persone che già mi conoscono. Magari, per chi non mi conosce ancora, mi presento. Mi chiamo Francesco De Falco. Ciao Carmela, ciao Grace. E nei biglietti da visita c'è scritto che sono un ricercatore evolutivo e uno studioso di psicologia esoterica. Questo vuol dire che sono una persona che nella propria vita ha vissuto delle crisi, dei momenti di grande difficoltà, dei momenti in cui non riuscivo più a entrare in contatto veramente di cuore, a livello di anima. Con, le, con i miei simili uomini e donne che fossero, ma soltanto a livello mentale. Questo mi procurava una grande sofferenza ed è per questo che ho cominciato a voler cambiare. Ho deciso di cambiare e, diciamo così, ho cominciato ad agire leggendo libri sul cambiamento di tutti i tipi, partecipando a seminari e piano piano... Questa gioia di cambiare ho cominciato a portarla anche in gruppi in modo tale da far diventare un percorso individuale, il mio, in un percorso di gruppo. L'ho trasformato gradualmente in tutta una serie di percorsi di gruppo. E stasera parleremo di uno di questi. Ciao Simona, ciao Vilma. Perfetto. Allora. Questi percorsi hanno qualcosa in comune, si svolgono attraverso le conoscenze pratiche applicate alla vita quotidiana della psicologia esoterica, che è una psicologia che considera l'uomo, l'essere umano, meglio dire, dal punto di vista non solo fisico, emotivo e mentale, ma anche dal punto di vista spirituale. Ciao Giulia, ciao Anna. Ciao a tutte! Allora, anche dal punto di vista spirituale, e proprio per questo, per comprendere meglio questi aspetti, ho fondato una nuova psicologia di sintesi che considera l'essere umano come una sintesi di personalità individuale, di sé superiore e di sé divino o scintilla divina primaria. Solo che non ce ne rendiamo conto. E stiamo tutti quanti facendo un lento, graduale percorso di integrazione di tutti questi aspetti di noi. Stasera magari faremo qualche piccolo passo insieme in questa direzione. Benissimo. Sono le 9:31, cominciamo a essere numerosi e diciamo che si può partire. Allora, io cercherò di dividere la mia attenzione, per quello che riesco, tra la telecamera del mio computer, immaginando la vostra presenza, vedendovi davanti a me, e divido la mia attenzione anche con i commenti e le domande che posterete nei, nei commenti. Allora, nella chat... Luca Piccioli, un po' come Assagioli, allora. Sì, qualcosa del genere. Ci sono delle somiglianze e delle differenze. Adesso eh, ve le illustro brevemente prima di iniziare. Allora, potete, diciamo così, interrompermi, si fa per dire, postando commenti e domande in qualunque momento. Io cerco di leggerle, quindi se qualche volta sembra che non vi stia guardando, ma sto leggendo altrove, mi perdonerete. E cercherò di rispondervi. Perché questo? Perché è più importante che io segua gli input che mi date voi piuttosto che segua la scaletta prefissata che mi sono fatto io. Perché se seguo la scaletta vi servo un piatto eh, preconfezionato riscaldato al microonde. Se invece organizziamo qualcosa dove ci sono anche i vostri commenti e le vostre domande diventa un incontro unico e irripetibile che viene modellato sulle esigenze del gruppo una grande differenza diventa anche se siamo separati fisicamente un'esperienza di gruppo in cui tutti quanti collaboriamo per la bella riuscita della serata d'accordo poi vi darò anche delle indicazioni per poter proseguire questo percorso, sia da soli sia in mia compagnia. Perfetto. Allora, Luca mi dice che faccio qualcosa di simile ad Assagioli. In effetti è vero. Assagioli ha fondato la psicosintesi, io la nuova psicologia di sintesi. Ci sono delle somiglianze perché entrambi prendiamo le nostre conoscenze da dei testi chiamati... I trattati del maestro tibetano che sono stati dettati a una certa Alice Bailey tra il 1919 e il 1949 sono dei trattati di psicologia esoterica. Assagioli ha adattato queste conoscenze in una forma che potesse essere accettata dalla psicologia così come viene insegnata nelle università, con un linguaggio di tipo accademico e quindi la sua non è proprio una psicologia esoterica, fa parte della psicologia insegnata nell'università e in istituti ufficiali. La mia invece vuole essere proprio una psicologia esoterica, quindi utilizza dei termini che non sarebbero accettati nell'ambito della psicologia universitaria, perché preferisco poter comunicare gli insegnamenti nella loro forma originaria senza alterazioni. Eh, non è un metodo migliore o peggiore, è un metodo diverso che si rivolge a un diverso tipo di pubblico. Tutto qua. Poi alcune cose sono andate avanti perché Assagioli è morto intorno al 74 a Spanne e quindi in questi ormai quasi 50 anni tante cose sono andate avanti nelle nostre conoscenze. E quindi c'è anche da aggiornare quello che Assagioli ha detto pur benissimo. Ciao Stefania, ciao Marilena, ciao a tutti. Allora, partiamo con i dieci passi del cambiamento evolutivo. Innanzitutto, questo è un decalogo per la nostra trasformazione evolutiva. Trasformazione evolutiva, meglio dirlo, perché ci si può trasformare anche in peggio. Qui stiamo andando verso il meglio. Innanzitutto, perché un decalogo e non il decalogo? Perché io non sono un profeta e non ho la pretesa di darvi dieci comandamenti. Questo è solo uno dei possibili elenchi di atteggiamenti interiori e azioni esteriori da compiere per trasformare noi stessi e la realtà in cui stiamo vivendo la nostra realtà, diciamo la nostra vita di relazioni con altri uomini e altre donne importanti della nostra vita. Però ve ne possono essere altri di decaloghi, altrettanto validi. Questo però è modellato sulle caratteristiche fisiche, emotive e mentali delle persone che appartengono alla nostra civiltà occidentale. E quindi si basa sia su principi della psicologia esoterica, sia su esperienze compiute direttamente da me, sia nella mia vita, sia nei percorsi di gruppo e individuali che ho vissuto negli ultimi 10-15 anni. Ciao Elena, ciao a tutti. Benissimo. Allora, partiamo col primo punto. Il cambiamento inizia da noi. Sembra una banalità, come tante di queste frasi. Però non è banale perché spesso molte persone pretendono che siano gli altri a cambiare. Perché noi, essendo nel giusto, questo è il retropensiero, non abbiamo bisogno di cambiare, gli altri sbagliano e quindi spetta a loro il cambiamento. Però un insegnante durante un percorso diciamo di gruppo, un seminario, chiese a un'allieva: "Ma tu quando ti trucchi al mattino, ti metti il rossetto, fondotinta, ombretto a te stessa o allo specchio di fronte a te? Ovviamente a se stessa". E dopo una pausa, e allora, perché ti ostini a voler cambiare gli altri? Visto che gli altri ci fanno da specchio, e reagiscono a volte male a dei nostri atteggiamenti e a dei nostri comportamenti se ce ne rendiamo conto è importante che anche se ci dà fastidio cominciamo a cambiare noi stessi e i nostri atteggiamenti i nostri comportamenti le nostre azioni anziché aspettare che siano gli altri a cambiare per un motivo pratico perché innanzitutto chi è che è qua per vedere questa conferenza sul cambiamento? Voi, non gli altri della vostra vita. Quindi siete voi che siete disposti a cambiare, non gli altri. Quindi se aspettate che cambino gli altri, magari aspetterete a lungo. Se invece cominciamo a cambiare noi, abbiamo la possibilità di vedere un cambiamento nella nostra vita, pratico, in tempi molto più brevi. Ok? Benissimo. Ricordate, se avete domande sono qua a disposizione. Secondo punto. Noi trasformiamo noi stessi e influenziamo gli altri. Questo punto è opposto e complementare al precedente, perché qui ci mostra, questo punto, come noi non siamo separati e come la nostra vibrazione interagisce con il campo energetico di chi ci circonda. A questo punto qualcuno potrebbe chiedersi, ma non è sbagliato influenzare gli altri? Non è forse manipolazione? La risposta, come sempre, è dipende. Dipende da che cosa? Dallo scopo con cui influenziamo gli altri. Se noi cerchiamo di influenzare gli altri per il nostro bene esclusivo, per cercare di avere un vantaggio dagli altri, per mh, ottenere qualcosa da loro dando niente in cambio, si tratta di manipolazione. Ma comunque, qualunque cosa facciamo, noi non possiamo evitare di influenzare gli altri. È inevitabile che influenziamo gli altri perché abbiamo un campo energetico che noi emettiamo a livello di energie eteriche, attraverso il corpo eterico, attraverso energie emotive, con le emozioni e i sentimenti che proviamo, attraverso i pensieri, attraverso la nostra mente perché noi tutti siamo involontariamente, inconsapevolmente telepatici. E quindi, perfino se stiamo zitti in una stanza, noi emettiamo delle mh, irradiazioni invisibili fisiche, emotive, mentali, che comunque influenzano gli altri, anche se noi non ce ne accorgiamo e gli altri non se ne accorgono. Tutto chiaro? Quindi, noi è inevitabile che li influenziamo. Possiamo influenzarli manipolandoli, come abbiamo visto prima. Oppure possiamo contribuire al benessere collettivo, sia nostro, sia delle altre persone intorno a noi, emettendo una frequenza energetica di pace, armonia e serenità, e avendo come fine il bene di gruppo, il benessere collettivo, sia mio, sia delle persone che mi circondano. Ecco. Ciao Graziella, benvenuta. Quindi noi possiamo decidere che tipo di stato d'animo emettiamo. Poi aggraviamo la situazione se siamo persone che si lamentano costantemente, perché allora anche attraverso le nostre parole emettiamo un'energia di livello basso. Capite? Quindi... Cerchiamo di portare la nostra energia in questa direzione, perché già semplicemente cominciando a cambiare il nostro stato d'animo, potremmo cambiare il modo in cui le altre persone intorno a noi, compagni di vita, parenti, amici, persone che incontriamo sul lavoro, eccetera, cambiare il modo in cui loro si atteggiano con noi. Ma dobbiamo farlo per primi. Perché il punto 3 ci dice, il mondo esterno, il nostro mondo di relazione, è il riflesso del nostro mondo interiore. Questa è una frase che, a seconda di come la consideriamo, a un livello di coscienza basso può essere una banalità da cioccolatini perugina. A un livello di coscienza più, elev più elevato può essere una verità profonda che trasforma la nostra vita. Ciao Cristina, benvenuta. Allora, il mondo esterno è il riflesso del nostro mondo interiore. Intanto questa frase ci dice di smettere di proiettare la colpa della nostra vita sugli altri se qualcosa non funziona nella nostra vita. E mediamente, qualcosa che non funziona nella nostra vita c'è e impariamo ad assumerci la responsabilità di ciò che stiamo vivendo. Grace ci dice è una bella sfida. Assolutamente sì, ma è la nostra sfida. La nostra sfida è quella di smettere di lamentarci, di cominciare a prendere di fare focus su ciò che va bene nella nostra vita per assumere un atteggiamento, uno stato d'animo più positivo, di partenza. E poi cominciare a lavorare pazientemente su ciò che non va nella nostra vita per trasformarlo. Perché se noi cambiamo il nostro mondo interiore, i nostri pensieri, le nostre emozioni, sentimenti, atteggiamenti fisici, azioni, di conseguenza cambierà anche il nostro riflesso, cioè il nostro mondo esterno, cioè le relazioni con le altre persone importanti della nostra vita. Per persone importanti intendo quelle che costantemente hanno una relazione con noi, non il postino che passa una volta al mese e sì e no sappiamo il suo nome, non quel vicino di casa che vediamo una volta l'anno, le persone che, con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. Queste sono le persone importanti, sono importanti perché ci fanno da specchio costantemente. Ciao Enrico, un saluto, ciao Lorena. Chiaro? Eh, ma come possiamo misurare il nostro cambiamento? Come possiamo verificare se stiamo cambiando veramente? Allora, ipotizziamo, facciamo meditazione, partecipiamo a seminari, eh, partecipiamo a conferenze come questa, naturalmente, eh, leggiamo libri, eccetera. Come facciamo a sapere se questo sta cambiando qualcosa nella nostra vita? Guardando lo specchio, guardando il nostro riflesso ovvero guardando le nostre relazioni quotidiane. Se il nostro cambiamento è reale, miglioreranno anche le nostre relazioni con le persone intorno a noi, altrimenti questo cambiamento è illusorio e ce la stiamo raccontando. Non è detto, ecco attenzione, che cambino in meglio tutte le relazioni con tutti. Alcune persone, per esempio, Grazie al nostro cambiamento potrebbero anche allontanarsi dalla nostra vita perché i nostri sentieri si biforcano, perché siamo cambiati in due direzioni diverse, oppure l'altra persona non è cambiata e noi sì. Capite? E magari nella nostra vita entrano nuove persone, nuove amicizie, nuove relazioni, ma di livello più elevato cosa vuol dire di livello più elevato, con maggiori scambi positivi e minori conflitti. Capite? Quindi potremmo avere meno conflitti con alcune persone della nostra vita, alcune che non corrispondono più alla nostra frequenza si allontanano, altre che invece corrispondono alla nostra fre nuova frequenza si avvicinano. Ciao Elena. Elena eh, mi scrivi, io sono molto rigida con me stessa. In pratica tutto quello che faccio deve essere perfetto. Riprendo i miei figli quando vedono che non fanno le cose come dovrebbero, forse devo cambiare io? Dobbiamo, la risposta è dobbiamo sempre cambiare noi. Allora, richiedere la perfezione da noi stessi e dagli altri significa posso dirla, sinceri, dirlo con sincerità assoluta, condannarci all'infelicità, perché innanzitutto la perfezione non esiste. Non esiste la perfezione fisica, non esiste la perfezione a livello di sentimenti, non esiste la perfezione mentale. E quindi noi siamo non condannati, assolutamente no. Eh, dobbiamo accettare gioiosamente la nostra imperfezione. Siamo creature meravigliosamente imperfette. Io per primo, io per primo accetto che faccio le cose approssimativamente bene, però almeno con un 10-15% di errori e di sbagli. Se io guardo il 10-15%, almeno eh, sono ottimista, di errori e sbagli in ciò che faccio, compresa la serata di stasera, eh, in cui dirò cose in maniera sbagliata, mi dimenticherò di dirne delle altre, eccetera, 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 se io lo accetto, questo margine di errore nella mia vita, sono felice perché sento faccio focus su quell'80% di cose che hanno magari un effetto positivo e non sul 20% di errori, sbagli, negatività e sono contento perché nonostante la mia imperfezione riesco comunque a fare qualcosa di positivo evolutivo sia per me sia per le persone intorno a me se invece io mi concentro in maniera perfezionistica su tutti i dettagli che sbaglio, diventerò sempre più triste, infelice, frustrato, rigido e questa vibrazione la sentiranno anche le persone intorno a me perché comunicherò loro non gioia di vivere ma ansia da prestazione. Capisci? Ecco, quindi Elena e anche tutti voi, io vi chiedo di fare più focus consapevolmente su ciò che facciamo bene, nonostante le imperfezioni, anziché su ciò che sbagliamo. Poi, per carità, controlliamo anche le cose che sbagliamo, cerchiamo di migliorare, eccetera, ma senza ansia da prestazione. Ricordiamoci sempre, ripetiamo a noi stessi, la perfezione non esiste. Ok? Benissimo. Allora, prima lezione per casa. Vi avevo detto che vi avrei dato qualche strumento per lavorare anche a casa, cioè finita la conferenza da domani. Lezione della settimana. Proviamo a migliorare una relazione settima nella settimana che comincia da domani con una persona che fa parte della nostra vita, un collega di lavoro, un parente, un amico o diciamo, una persona che vediamo abbastanza costantemente. Quando ci riusciremo, avremo fatto un passo importante per cambiare noi stessi, il mondo interiore, ma anche l'ambiente energetico in cui ci muoviamo. Una volta che abbiamo migliorato la relazione con una di queste persone, proviamo con un'altra, e così via. Nel giro di un anno, tante delle nostre relazioni saranno cambiate. Da chi cominciare? non con la relazione più difficile e più problematica che abbiamo, che di solito è con una persona molto stretta, genitori, parenti stretti, partner di vita. Cominciamo da persone con cui abbiamo dei rapporti meno forti dal punto di vista emotivo perché la forte emozione, i forti sentimenti positivi o negativi che noi proviamo per alcune persone possono essere un'inerzia al cambiamento. Cerchiamo di cominciare con una persona con cui abbiamo dei rapporti non così stretti, non così forti emotivamente. Perché dico questo? Perché si fanno prima le elementari, poi le medie, poi le superiori, poi l'università. Non si fa prima l'università e poi le elementari. Quindi cominciamo dai compiti un po' più semplici, quelli più impegnativi li faremo in un secondo tempo. D'accordo? Non è una sorta di compromesso? E non riesco a capire la tua domanda, Graziella. Potresti spiegarti meglio? Magari me lo spieghi meglio cosa intendi e poi ti rispondo. Va bene? Intanto andiamo avanti. La conoscenza che non viene applicata alla trasformazione di noi stessi è nel migliore dei casi inutile e nel peggiore dannosa. Allora, questo punto spiega perché in questo decalogo spesso inserisco delle lezioni pratiche da fare. Perché se noi usiamo la nostra conoscenza, anche esoterica, eh, solo per aumentare le nostre nozioni intellettuali sul mondo che ci circonda, sulla nostra psicologia individuale, eccetera, succede che diventiamo degli esperti teorici, ma non facciamo niente per cambiare. Oppure diventiamo estremamente superbi intellettualmente e, e sviluppiamo quello che io chiamerei l'orgoglio spirituale che nasce. Dal gioire perché ne sappiamo di più a livello teorico dei nostri simili, ma questo ci porta indietro, non avanti nel cambiamento. Perché continuiamo a essere inerti nel cambiamento, però, eh, come dire, ci autoincensiamo, ci autoglorifichiamo auto perché sappiamo un botto di cose. E invece, bisogna applicarle. Magari applicare settimanalmente almeno un insegnamento alla nostra vita per migliorare le nostre relazioni, e in questo modo vivremo una reale trasformazione. Allora, per compromesso, intendo annullare una parte della propria personalità per andare a comprendere e capire il soggetto col quale vogliamo migliorare il rapporto. Allora, qui non si parla di annullare una parte della nostra personalità. Si tratta di capire meglio la sensibilità altrui e quindi comunicare con questa persona in una maniera che sia meno fastidiosa, meno aggressiva per l'altro. Quindi, faccio un esempio. Se l'altra persona arriva costantemente in ritardo, invece da, di aggredirlo, dicendogli: Arrivi sempre in ritardo, questa è una mancanza di rispetto nei miei confronti, vedi di cambiare perché così e così e colà, e spesso induciamo in lui l'atteggiamento del bambino ribelle davanti alla mamma o al papà, e quindi. Lui arriverà ancora di più in ritardo, lui o lei arriveranno ancora di più in ritardo. Possiamo cominciare a esporre come ci sentiamo, per esempio, e dire: Sai, quando arrivi in ritardo, eh, mi sembra quasi eh, di essere di poco conto, di poco valore per te. E aspettiamo una reazione differente da parte sua. Questo modo di dirle delle cose magari è sempre sgradevole per l'altra persona, ma è meno accusatorio. Invece di dire tu sei così, mi manchi di rispetto, e qua l'altro si sente aggredito e quindi aggredisce a sua volta, possiamo semplicemente dire il nostro stato d'animo davanti a una certa situazione. Allora gliela facciamo notare lo stesso ma magari otteniamo una reazione differente. Si può fare un tentativo, eh? Cioè, non è detto che la reazione nuova sia meravigliosa, ma gli diamo almeno una possibilità di cambiare reazione. Perché ricordiamoci sempre che se noi abbiamo gli stessi comportamenti con gli altri, otterremo sempre gli stessi risultati. Perché come dicono gli americani, follia è fare sempre le stesse cose attendendoci risultati differenti. Se vogliamo risultati differenti nelle nostre relazioni, dobbiamo cambiare una parte dell'equazione. La parte dell'equazione che possiamo cambiare è la nostra parte, il nostro comportamento cambiando una parte dell'equazione anche l'altra potrebbe cambiare almeno otterremo un risultato differente e potremo ripartire da lì ok facciamo un tentativo poi punto 5 L'autentica trasformazione interiore coinvolge tutta la nostra personalità, non solo una parte. Che cos'è la nostra personalità? Questa può essere una buona domanda. Nell'ambito della psicologia esoterica, la nuova psicologia di sintesi di cui vi parlo, la personalità è appunto la sintesi di tre aspetti di noi il centro di coscienza fisico, che è il centro di coscienza che agisce nel mondo, il centro di coscienza emotivo, che metabolizza, elabora le emozioni e i sentimenti che sono dentro di noi, il centro di coscienza mentale, che elabora i pensieri, che elabora i significati, i nostri valori di vita, le nostre convinzioni, le nostre idee, i nostri modi di pensare e di concepire la vita. Insieme, questi tre centri di coscienza portano in esistenza la nostra personalità, che ci offre un carattere, un modo di comportarci, che ci identifica tra mille. Per cui io sono Francesco e la mia personalità è riconoscibile, il mio modo di pensare il mio modo di sentire le emozioni, il mio modo di agire e questo vale per tutti voi. Graziella è diversa da Elena, è diversa da Grace, è diversa da Giuseppe, eccetera, eccetera, eccetera. Ognuno di noi è unico e irripetibile. Ognuno di noi con la sua personalità porta un punto di vista unico nell'esistenza. Quindi questi tre centri di coscienza sono importanti tutti e tre, il centro fisico, emotivo e mentale. E però la cosa bella è che sono in collegamento tra di loro questi tre centri, sono integrati. Quindi i cambiamenti positivi che noi portiamo in uno di questi centri di coscienza della nostra personalità influenzano, si irradiano, pervadono anche gli altri due centri di coscienza. In altre parole, facendo degli esempi concreti, se noi cambiamo le nostre idee, i nostri punti di vista, le nostre convinzioni, cambieranno anche le nostre emozioni, i nostri sentimenti, la nostra postura, il nostro atteggiamento fisico. Se noi ci consideriamo, per esempio, delle persone di poco valore, Deboli, insignificanti, che non hanno niente da dare, probabilmente terremo le spalle basse, lo sguardo rivolto a terra, saremo timidi, impacciati, timorosi di fronte agli altri. Se noi invece cominciamo a percepire, anche, intellettualmente, anche solo intellettualmente, il nostro valore, le nostre capacità, i nostri potenziali. L'importanza dei nostri punti di vista, ecco che diventeremo più assertivi anche nell'atteggiamento. Il nostro sguardo si rialzerà, le nostre spalle si raddrizzeranno, saremo in grado di guardare le altre persone negli occhi e di esprimere il nostro pensiero senza balbettare, per esempio. Capite? Con un tono di voce più sicuro, non più aggressivo più sicuro di quello che stiamo dicendo. Capite? Quindi l'aspetto mentale influenza le emozioni e l'atteggiamento, ma anche gli altri due influenzano la personalità. Per esempio, se noi riusciamo a rasserenare le nostre emozioni, a toglierci un po' della paura che abbiamo, paura del giudizio, paura del fallimento. Paura della solitudine e, e via discorrendo. E i nostri sentimenti verso le persone intorno a noi si purificano. Ecco che i nostri pensieri si rilasseranno e saranno meno tipo circolo vizioso che ci stanca, pensando sempre le stesse cose negative. E le nostre azioni fisiche. Diventeranno più rilassate e magari un po' più amorevoli. Questo semplicemente cambiando il nostro stato d'animo emozionale. E poi l'affetto fisico. Se stiamo bene fisicamente, se cambiamo il nostro regime alimentare facendolo diventare più salutare, se introduciamo dell'attività fisica equilibrata tutti i giorni il nostro corpo e anche giusta dose di riposo di notte, eh, un bel ritmo riposo, attività fisica, alimentazione, eccetera, probabilmente, stando meglio fisicamente, il nostro atteggiamento mentale ed emotivo cambierà e irradieremo un'energia più pulita nel nostro ambiente e le altre persone se ne accorgeranno. Quindi, a questo punto è importante anche fare il punto della situazione, arrivati a questo quinto punto, a metà del nostro decalogo. È importante che cominciamo a pensare a quattro fasi del cambiamento evolutivo. La prima è conosco, la seconda accetto, la terza decido, la quarta agisco. In primo luogo è importante che io conosca gli ambiti in cui desidero cambiare. L'ambito fisico, le azioni, l'ambito emotivo, le nostre emozioni e sentimenti, l'ambito mentale, i nostri pensieri, convinzioni, eccetera. Conosco. Poi accetto accetto che cosa? Accetto che sono io a voler cambiare e non voglio che siano gli altri a cambiare. Mi prendo la responsabilità della, della mia vita. Accetto che certe situazioni nella mia vita le ho create io e che solo io le posso trasformare. Prendo la gioiosa responsabilità della mia esistenza. Divento veramente io il capitano della mia nave. Capite? Perché finché diamo agli altri il compito di cambiare, diamo agli altri la responsabilità della nostra vita e li rendiamo loro capaci di renderci felici o infelici con il loro comportamento. Diamo loro potere e lo togliamo a noi. Prenderci la responsabilità del cambiamento significa anche riprenderci il nostro potere personale. Chiaro? Perfetto. Poi c'è la parte decido. Decido finalmente di cambiare adesso, che la decisione la prendo adesso. Vi chiedo, se volete veramente cambiare, di prendere questa decisione ora, non rimandate a domani. E poi agisco. Agisco mettendo in atto, praticamente, non teoricamente, qualche... Spunto di cambiamento tra quelli che vi sto dicendo io questa sera, tra quelli che potete trovare anche altrove, in pratica nella mia vita quotidiana, perché solo così io radico il vero cambiamento nella mia esistenza attraverso l'azione concreta, non teoria, pratica. Ok? Benissimo. Allora. Nei prossimi sette giorni, altra lezione per casa, in ogni giornata scegli un modo di elevare la frequenza di uno dei tre centri della personalità e mettilo in atto. Abbiamo detto fi centro fisico, centro emotivo, centro mentale. Come faccio a elevare le frequenze del mio corpo fisico? Scelgo per esempio di riposarmi in maniera più appropriata, di alimentarmi in maniera più appropriata, sappiamo tutti come, sappiamo tutti cosa ci fa bene e cosa ci fa male, e in che quantità, e, <clears throat> e di fare un minimo di attività fisica tutti i giorni, un minimo, 20 minuti, mezz'ora. Questo può essere in ambito fisico. In ambito emotivo possiamo fare, per esempio, una breve meditazione giornaliera di 5 minuti per eh, allineare il nostro stato d'animo in maniera più serena. Per esempio, chiudendo gli occhi nella posizione di meditazione più adatta a noi. Una volta chiusi gli occhi, immaginiamo di essere dentro un uovo dorato e sentiamo che quest'uovo dorato tiene lontano da noi tutte le frequenze negative e ci aiuta ad assorbire tutte le energie positive di gioia, pace e armonia. Sentiamo che queste frequenze entrano nel nostro cuore e lo nutrono producendo uno stato d'animo tranquillo. Ecco, questo può essere un, una breve meditazione che possiamo fare per cominciare a decidere noi il nostro stato d'animo, senza lasciarci trascinare dalle mille cose che possono avvenire nella giornata. I pensieri. Cominciamo a osservare di più i nostri pensieri sono negativi, sono positivi, sono depressivi. Per capirlo meglio, c'è un piccolo esercizio che possiamo fare: mettere la suoneria del nostro cellulare anche in silenzioso con la vibrazione. Se volete, a ore casuali durante la giornata. Mettiamo 4-5 sveglie nel corso della giornata, tipo. 9:35, 11:40, 13:30, 16:25, 18:10, numeri a caso. Poi ce lo dimentichiamo. Quando vibra osserviamo cosa stavamo pensando in quel momento. Erano pensieri positivi o negativi? Se su 5 volte Quattro volte erano positivi e uno negativo, è ok. Se invece su cinque volte quattro volte erano negativi e solo uno era positivo, vuol dire che c'è qualcosa da rivedere all'interno del nostro modo di pensare. Rendercene conto è già il primo passo. Ecco, una di queste tre cose le possiamo applicare nella nostra vita. A che scopo? Il punto 6 ci dice qual è uno degli scopi più importanti. Innanzitutto l'integrazione della nostra personalità e poi il contatto con le energie superiori della psiche, il nostro sé superiore. Allora, ti è mai capitato qualche volta di sentirti sentire come delle fratture dentro di te, delle scissioni tra ragione e sentimento, i nostri desideri emotivi e la nostra parte razionale, idee, ambizioni intellettuali, responsabilità individuali o familiari, eccetera. In, questo, in quei momenti viviamo un conflitto tra la nostra parte emotiva e la nostra parte mentale. Quindi dovremo cominciare ad armonizzare queste due parti. Un'altra parte di noi che va armonizzata è la nostra parte ricettiva e la nostra parte assertiva, e questo è il punto 7. Allora. Questi conflitti che noi viviamo tra parte emotiva e mentale vanno armonizzati gradualmente, ma un altro conflitto che va armonizzato gradualmente è quella tra la nostra parte ricettiva o femminile e la nostra parte assertiva o maschile. Che cosa intendo? La nostra parte assertiva o maschile è quella parte di noi, che siamo maschio o femmine, è lo stesso, che ci spinge ad affermare noi stessi nella vita. È una parte molto importante perché ci porta ad agire per ottenere degli obiettivi di vita importanti per noi. Però, se eccede, diventa aggressività. Perché tendiamo a calpestare gli altri per ottenere il nostro obiettivo. E la nostra parte ricettiva o femminile, sia che siamo maschi, sia se siamo femmine, è la parte di noi che è capace di ascoltare gli altri senza giudizio, la parte in ascolto, la parte in ascolto anche delle esigenze altrui, degli scopi altrui, che ci permette di raggiungere i nostri obiettivi senza danneggiare altri, senza eh, calpestare le altre persone ascoltando anche punti di vista differenti dai nostri. Ma quando è all'eccesso diventa passività. Il lato oscuro della ricettività è la passività. La passività c'è nella nostra vita quando, siccome ascoltiamo troppo gli altri e non affermiamo abbastanza noi stessi, ci facciamo schiacciare e non otteniamo nulla dei nostri obiettivi di vita, perché assecondiamo soltanto quelli degli altri. Il prezzo che paghiamo è di rinunciare ai nostri sogni e vivere una vita grigia o peggio, una vita creata per assecondare i sogni delle altre persone intorno a noi. Per, rendere, per cercare di rendere felici gli altri a prezzo della nostra infelicità. Capite? Riflettiamo questa cosa su questo perché sono degli aspetti che vanno nel tempo messi a posto. Come fare? Beh, per questa serata sarebbe un po' troppo parlare anche di questo, dei metodi per mettere a posto insieme sia, diciamo, la nostra parte emotiva, la nostra parte mentale, sia la nostra parte ricettiva e la nostra parte assertiva però sarà un'occasione di altre volte di, per vederci insieme, anzi poi vi metterò anche un link qui sotto nei commenti, perché potrebbe essere una bella occasione di vederci fisicamente, eh, giovedì 8 ottobre io terrò una conferenza insieme a una terapeuta eh, naturopata e specialista di bioenergetica specialista nel rilascio dei blocchi emozionali, tra le altre cose, che si chiama Elisa Campagnaro. E in questa conferenza che terremo insieme giovedì 8 ottobre alle 21 ad Albignasego, in provincia di Padova, parleremo proprio di questi argomenti: ovvero la parte assertiva e ricettiva dentro di noi, come metterla d'accordo. E come cominciare ad andare più d'accordo con le persone del sesso opposto al nostro. E infatti, questa serata si chiamerà maschile e femminile. Dal eh, scusate, no, maschile e femminile. Come evolvere nelle relazioni ve lo metto qua sotto, così se qualcuno di voi abita nelle vicinanze della provincia di Padova. Potremmo anche vederci, è una conferenza tra l'altro aperta al pubblico e gratuita, per parlare un po' insieme vis-à-vis -vis, di questi argomenti così importanti. Dopo vi metto il link. Poi, punto 8. Il contatto con le energie superiori interne a noi passa per un lavoro interiore di meditazione. E un lavoro esterno, un lavoro esterno di guarigione delle relazioni umane. Questa è la duplice via del ricercatore di verità o del discepolo di verità. La duplice via del discepolo di verità comprende il nostro mondo interiore attraverso la meditazione, anche quella di cui vi ho parlato prima dell'uovo dorato, per esempio, molto semplice. E poi, in armonia col nostro cambiamento interiore, anche un cambiamento nei nostri atteggiamenti. Allora, il percorso di meditazione pianta nel nostro cuore dei semi di luce e amore e li annaffia giorno dopo giorno. Poi, però, è importante radicare qui, nel mondo fisico, la nostra luce interiore, attraverso le relazioni. Umane. E qui vi do un'altra tecnica esoterica, come quelle che vi ho dato un po' prima. Allora, noi facciamo una meditazione quotidiana per portare il nostro stato d'animo a una vibrazione più elevata. Questo dovrebbe cambiare anche la nostra vita di relazione. Quindi ogni volta che ci troviamo davanti durante il giorno, a una situazione di vita un po' complicata in cui c'è una relazione con degli aspetti conflittuali, ci fermiamo per un secondo e poi usiamo la tecnica del come se, cioè proviamo ad agire come se la luce della meditazione mi avesse già completamente trasformato, come se io fossi costantemente nello stato d'animo più elevato a cui riesco ad arrivare in meditazione. In altre parole, in queste circostanze di vita possiamo porci la domanda, come agirei se fossi già pienamente infuso dell'energia dell'anima? E poi agiamo così, o almeno ci proviamo. Attenzione, facciamo un tentativo non andrà subito bene e soprattutto non andrà subito alla perfezione. Abbiamo già visto che la perfezione non esiste. Troveremo delle difficoltà dovute innanzitutto all'inerzia dei vecchi comportamenti a cui siamo abituati. Però nel tempo, non subito, non la prima volta, ma la seconda, la terza, la quarta, la quinta o la sesta volta, troveremo delle nuove strade di comportamenti, di atteggiamenti con quella persona che ci porteranno a una rinnovata armonia con le persone che ci circondano, non con tutte, con una certa quota parte che però sarà sufficiente a cominciare a migliorare la nostra vita. Comincia a usare questa tecnica. Se ti piace, meditazione alla mattina, 5 minuti, per allineare il nostro stato d'animo a un livello più elevato. Durante il giorno cominciamo a provare a comportarci in qualche scambio con altre persone come se noi fossimo ancora in quello stato d'animo elevato della mattina, della meditazione. La tecnica del come se. È stata data dal maestro tibetano negli anni 20, è stata utilizzata da Assa Jolie di cui parlavamo prima e anche è passata a tantissimi psicologi e psicoterapeuti in epoca moderna negli ultimi 30 anni Quindi è ampiamente testata. Quindi provatela se vi piace. Va bene a partire da chi, punto 9? La guarigione delle relazioni inizia con chi ci è più vicino. Partner di vita, genitori, figli, amici, compagni di lavoro, le persone che incontriamo quotidianamente. Perché è facile mostrare grande amore per l'umanità in generale, per delle persone che non vediamo mai. È facile commuoversi alla televisione per dei drammi di persone distanti da noi. Più difficile migliorare le nostre relazioni con chi ci è vicino. È più critico perché perché prendiamo tutto sul personale, a volte siamo ipersensibili, suscettibili, permalosi. È importante che cominciamo a distaccarci un po' dalla nostra personalità e anche da quella degli altri in modo da cambiare un po' i nostri atteggiamenti. Ecco, vi chiedo di riflettere nelle, nei prossimi giorni sulla qualità del distacco in senso esoterico. Cosa differenzia il distacco dall'indifferenza? C'è differenza? Sì, assolutamente. E dall'attaccamento per gli altri? Ecco, l'attaccamento per gli altri porta a quello che gli psicologi chiamano il contagio emotivo, cioè entriamo talmente in vicinanza emotiva con gli altri che ci facciamo prendere dal loro dramma e quindi ci arrabbiamo o insieme a loro o contro di loro, o piangiamo insieme a loro. Ma in questo modo non aiutiamo né noi né loro, semplicemente entriamo in risonanza col loro stato d'animo. Se loro sono arrabbiati con noi o con altri, ci arrabbiamo anche noi. Se loro sono tristi, diventiamo tristi. Se loro sono disperati e piangono, piangiamo anche noi. Ma alla fine, tutta questa sensibilità non porta a un aiuto a noi e a loro ci facciamo trascinare semplicemente nel loro stato d'animo. L'indifferenza è invece mettere un muro alle altre persone. Non mi faccio trascinare, ma non empatizzo, non li aiuto, me ne frego, capite? È un sistema di difesa che però ci porta a diventare dei blocchi di ghiaccio, capite? Magari lo usiamo per non soffrire capisci capite però non è la soluzione definitiva pensate a questi due atteggiamenti contrapposti come due punti alla base di un triangolo e pensate al distacco come al vertice superiore vediamo se lo becco eccolo del triangolo di cui vi parlavo prima il distacco comprende e trascende supera sia l'indifferenza sia l'attaccamento emotivo. Il distacco esoterico significa: io entro in empatia con te a livello emotivo e mentale, sento le cose dal tuo punto di vista, ma non così tanto da entrare nel tuo dramma, quindi sono sufficientemente lucido per poterti aiutare senza danneggiare me stesso capite questo è un obiettivo da raggiungere nel tempo ci sono tecniche ci sono percorsi per arrivarci però l'importante è aver chiaro in mente questo obiettivo se gli esseri umani sono fatti in un modo un po particolare quando non hanno una visione chiara dell'obiettivo da raggiungere, non lo raggiungeranno mai. Quando invece noi abbiamo una visione chiara dell'obiettivo da raggiungere, in questo caso il distacco esoterico, prima o poi troveremo il modo per raggiungerlo. Naturalmente cerco anche di aiutare sia me stesso sia gli altri a raggiungere questo obiettivo. Potete trovare un aiuto sia nei, nei miei libri, il prossimo che esce in modo particolare, che comprende questo decalogo più tanti altri aspetti, il prossimo libro in uscita si chiama Le fluttuazioni dell'amore, come evolvere nella coppia o comunque nelle relazioni umane. Le fluttuazioni dell'amore uscirà in libreria entro ottobre e ve lo farò sapere quando esce nel mio gruppo Nuova psicologia di sintesi. Per cui vi chiedo di restare in contatto con me chiedendomi l'amicizia oppure chiedendo l'iscrizione al gruppo Facebook Nuova Psicologia di Sintesi che vi metto qua. Se volete rimanere in contatto con me, sapere le, le novità quando faccio delle conferenze, magari anche dal vivo, come quella che faremo la settimana prossima, l'8 ottobre, basta che mi chiediate l'amicizia stasera o domani, io vi do l'amicizia e vi invito anche nel gruppo Nuova Psicologia di Sintesi. Così possiamo continuare a sentirci in diversi modi. E possiamo vedere anche quando fare se vi interessa qualche percorso insieme un po più approfondito comunque siamo arrivati al distacco e con il distacco arriviamo anche all'ultimo punto perché come vi dicevo questa trasformazione evolutiva dice il punto 10 conduce a un obiettivo cioè alla gioia che nasce dall'allineamento con il nostro scopo di vita. Per esempio, lo scopo di questa trasformazione è quello di uscire dalla nostra modalità di sopravvivenza, puntare semplicemente a sopravvivere, per invece iniziare a goderci la vita. Per esempio, questa trasformazione è un viaggio alla scoperta dei nostri potenziali creativi, allo sviluppo del pieno potenziale umano di ognuno di noi. È anche un percorso, però, che ci porta gioia perché conduce a lasciare andare emozioni e sentimenti negativi, intendo i rancori, i rimorsi, i sensi di colpa, il rimuginare su ciò che che noi o altri hanno detto fatto in passato. In modo da essere liberi da zavorre e realizzare una vita piena adesso, nel presente, senza zavorre del passato. È quindi un modo il cambiamento evolutivo per spezzare un equilibrio vecchio di basso livello energetico affrontando anche un minimo di caos interiore per raggiungere poi un equilibrio di livello più elevato, che ci dia più gioia, più serenità e ci faccia vivere stati d'animo più positivi. È un invito il cambiamento evolutivo anche a smettere di perdere tempo in lamentele, in vittimismo, facendo focus non tanto su ciò che ci manca, ma su ciò che già abbiamo. Per esempio, tutti o quasi si lamentano dell'Italia, dell'Europa, del mondo in cui viviamo. C'è molto da lamentarsi oggettivamente, ma non è questo il punto. Teniamo qualche volta presente che noi apparteniamo al 10% della popolazione mondiale, che ha tempo, energie, anche soldi sufficienti per ricercare il nostro scopo di vita, realizzare i nostri potenziali umani. Perché nel presente non è che tutti gli 8 miliardi di persone hanno questo privilegio evolutivo, noi ce l'abbiamo. E se poi guardiamo il passato della nostra Italia e andiamo a vedere quello che succedeva negli anni 50, quando non esisteva il divorzio ed esisteva un solo canale per ricevere informazioni, Rai 1, vediamo come sono cambiate le cose. E prima ancora. Ci sono state due guerre mondiali e una dittatura fascista, per cui capisco che a volte ci lamentiamo per come viviamo, che non è il massimo, ma riflettiamo sul fatto che stiamo vivendo un periodo più evolutivo di tanti altri della storia passata, che ci lascia più liberi per iniziare un percorso evolutivo gioioso. Certo, lo scopo della nostra vita comprende queste cose, ma ce ne sono anche altre, è vero. Ed è un punto molto importante per uscire dalla sensazione di inutilità della nostra vita, scoprire gli scopi evolutivi che stanno dietro la nostra esistenza. Perché, più scopriamo questi scopi evolutivi, più, troviamo, più riempiamo di significato la nostra esistenza. E più riempiamo di significato la nostra esistenza più ci sentiamo vivi felici gioiosi questo è anche uno degli scopi trovare questi significati concreti importanti dei percorsi evolutivi che offro sia attraverso il libro le fluttuazioni dell'amore sia per esempio attraverso la conferenza della settimana prossima allora questa serata insieme si sta ormai concludendo. Volevo chiedervi, avete altre domande? Perché vi sento silenziosi in questo momento. Tutto bene? Allora, intanto, mentre riflettete sulle domande, vi linko la conferenza. Mm -hmm. Benissimo. Grace ci dice che siete in ascolto. Perfetto. Allora, vi ho linkato la conferenza e se volete chiedermi l'amicizia vi inserisco anche nel gruppo di Nuova Psicologia di Sintesi, così vedrete anche quando uscirà il libro Le fluttuazioni dell'amore che comprende anche questo decalogo della del cambiamento evolutivo insieme a tantissimi altri argomenti poi tornerò anche qui naturalmente non ho ancora una data della volta prossima quando sarò qua con voi però sicuramente penso che entro ottobre massimo prima di novembre farò un'altra diretta qui con voi in focus il mistero della vita e in questo modo quelli che sono vicini a padova Potranno venire alla conferenza così ci vediamo tutti insieme anche di persona e possiamo scambiare qualche parola insieme, anche a tu per tu. Altri potranno leggere il libro, Le fluttuazioni dell'amore, e poi ci si ritrova tutti insieme per qualche altro per qualche altra um, conferenza insieme su altri argomenti naturalmente possiamo andare in approfondimento di questa serata oppure toccare altri modi per l'evoluzione collettiva intanto io vi chiedo una cosa di cominciare ad applicare qualche non tutte qualche lezione per casa che vi ho dato questa sera scegliendo quelle che vi piacciono di più con cui vi sentite più allineate, d'accordo? Va bene. Allora, eh, qualcuna mi sta scrivendo che vorrebbe essere inserita nel gruppo Facebook. Allora vi chiedo di chiedermi l'amicizia, così vi identifico. E una volta che mi chiedete l'amicizia vi invito nel gruppo facebook e voi basta che accettiate l'invito d'accordo così rimaniamo maggiormente in contatto e vedete più facilmente le iniziative che tengo anche in giro per l'italia fisicamente perché finalmente ho ripreso a fare conferenze e seminari anche dal vivo va bene intanto allora vi saluto vi abbraccio tutti, ciao Luca, ciao Linda, ciao Lea, ciao Grace, ciao Ornella e ci vediamo presto in qualche altra circostanza. Anche qui, naturalmente, su questi schermi. Va bene? Ciao, buona serata. Ciao Cristina, ciao Grace, ciao Elena!